Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo arrivati alla puntata di SmackDown post Elimination Chamber, dove sono successe delle cose pazzesche. Il Team Rated RKO ha perso i titoli di coppia all'interno della Camera dell'Eliminazione per mano degli Illuminati. E settimana prossima queste due fazioni si scontreranno in una rivincita senza precedenti. Ma passiamo alla questione del titolo WWE, perché John Cena doveva affrontare EC3 per il titolo. EC3 non si è presentato al suo posto, si è presentato invece uno dei suoi sgherri, ovvero Shane McMahon, che è stato letteralmente preso a mazzate da John Cena. Però la dirigenza ha cercato di mettere una pezza, o meglio l'industria ha cercato di mettere una pezza a questa situazione. Dunque settimana prossima a Fastlane ci sarà stavolta il match per il titolo WWE tra John Cena ed EC3. Niente scuse, EC3 ci sarà al 100%. E John Cena sarà in azione nel nostro main event in un match pazzesco contro Braun Strowman. Ma noi partiamo subito col primo match della serata, quello che assegnerà lo status di number one contender per affrontare a Fastlane settimana prossima Karrion Kross per il titolo intercontinentale. Triple Threat Match da urlo: Bobby Lashley, Ricochet e il leader dell'Imperium, Walter. Eccoci qua, siamo già sul ring, pronti per l'azione. Bobby Lashley manda subito all'angolo Walter, Irish Whip e poi con una spallata lo butta al tappeto. Vi ricordo ragazzi, chi vince questo match affronterà settimana prossima a Fastlane Karrion Kross per il titolo intercontinentale. Bobby Lashley intanto mattatore totale del match, è partito subito a spromba tutto e sta prendendo ammazzate tutti quanti, ma Walter evidentemente non ci sta più e quindi lo porta alle corde. Poi va da Ricochet, prova a sottometterlo con una bear hug, ma Bobby Lashley si mette in mezzo, però poi si becca una gomitata di Walter che adesso lo colpisce con una gomitata sulla spalla. Poi Lashley riesce a reagire, colpisce Walter ripetutamente, adesso lo prende, lo manda sull'apron e poi si concentra su Ricochet, che però lo manda sull'apron. Walter intanto fa cascare Lashley fuori dal ring e poi lo scaraventa sui gradini d'acciaio. Intanto i commentatori sono già alzati dal tavolo per paura che succeda qualche casino. Walter mette a terra Ricochet e poi va da Lashley, prova un belly to belly, ma The Almighty riesce a reagire. E poi va da Ricochet ed esegue un belly to belly su di lui. Poi Walter colpisce Lashley e lo fa cadere sul tavolo dei commentatori. Poi lo riporta sul ring, dall'apron gli infila una gomitata in testa. Prova lo schienamento Walter, uno, due, che brividi. Walter è arrivato vicino alla vittoria. Adesso Ricochet esegue una Hurricane Rana sul leader dell'Imperium. Poi lo rimette in piedi Ricochet. Jesus Forearm, ma Walter non cade al tappeto. Irish Whip di Ricochet. Calcio in rovesciata su Walter, ma poi roll up di Lashley all'improvviso da dietro. Uno. Ricochet si rialza con un colpo di reni fenomenale e poi manda Lashley all'angolo. Ancora Ricochet. Cosa vuole fare? Va nell'altro angolo. Prende la rincorsa! Mamma mia, che doppio calcio da urlo! Ancora Ricochet, rimette in piedi Bobby Lashley. Dropkick. The Almighty si fugge fuori dal ring. Ricochet nel mentre colpisce Walter, che però reagisce, colpisce Ricochet ad una gamba. Poi dopo Walter con un braccio teso mette al tappeto Bobby Lashley. Lo trascina al centro del ring. Poi torna Ricochet che colpisce Walter, che lo manda sulle corde. E poi Bear Hug. Ancora Bear Hug. Walter prova a vincere il match, ma Ricochet non cede e colpisce Walter. Torna Bobby Lashley nel match. Body slam su Ricochet. Ma poi arriva Walter. Powerbomb! Powerbomb! E qui Walter è pronto a chiudere. È finita. Uno, due. E Lashley riesce ad uscirne fuori dallo schienamento dopo una delle ma migliori manovre di Walter.
Intanto Bobby Lashley mette al tappeto Ricochet, poi colpisce ripetutamente Walter. Lo prende, lo manda all'angolo. Doppio calcio di Walter, che poi braca Lashley. Uppercut. Poi ancora leader dell'Imperium, manda Bobby Lashley all'angolo. Gomitata di Lashley, spallata. Adesso Ricochet si rinvigorisce, va da Lashley, che però adesso lo prende. Cosa vuole fare Bobby? No, non ci credo. Vertical suplex. The Almighty è pronto a chiudere con una delle sue migliori manovre. Vertical suplex, tiene per un sacco di tempo. Ricochet in verticale. Poi arriva Walter con un double axe e colpisce Bobby Lashley. Poi sta sulla terza corda Walter, ma Lashley rotola fuori dal ring. E poi Walter cosa fa? Va da Ricochet, che esausto. E lo schiena. Uno, due, Ricochet riesce a rialzarsi. Intanto Walter lo rimette in piedi e poi esegue un belly to belly suplex. Poi arriva Walter, o meglio arriva Bobby Lashley, che manda all'angolo Walter e poi con una spallata riesce ad abbatterlo. Ancora Lashley, butta Walter fuori dal ring. Poi raggiunge all'esterno Ricochet, che ha preso un kendo stick e colpisce Bobby Lashley. Però poi al secondo tentativo è Lashley che prende lo stick e colpisce Ricochet ripetutamente. Poi va da Walter, prova a colpirlo. Walter si rialza, prende lo stick da Lashley e lo colpisce. Ancora leader dell'Imperium, mette in piedi Lashley, lo riporta sul ring. E qua Walter attende al varco Bobby Lashley, probabilmente per chiudere il match. Se la tira, prende tempo Walter. Ricochet fuori dal ring, sta cercando di rialzarsi. Walter attende ancora Bobby Lashley, poi decide lui di rimetterlo in piedi. E c'è la close line! La close line da KO! 1, 2, Bobby Lashley riesce a uscire fuori dalla manovra risolutiva di Walter. Mamma mia, poi arriva Ricochet che colpisce Walter alla schiena, poi se lo carica sulle spalle. Mamma mia, che colpo! Ma poi arriva Lashley da dietro, roll up! 1, 2 e 3, beffa Ricochet. E quindi Bobby Lashley è il nuovo number one contender al titolo intercontinentale. Settimana prossima Fastlane affronterà il campione Karrion Kross. Vittoria di rapina, come si suol dire, per The Almighty. Eccolo qua, Bobby Lashley, il nuovo number one contender al titolo intercontinentale. Match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. Adesso avremo due match one on one di categoria femminile consecutivi. Prima Shayna Baszler contro Alexa Bliss e poi Sasha Banks contro Shotzi Blackheart. Le due vincitrici si affronteranno settimana prossima a Fastlane per decidere chi andrà a WrestleMania contro la campionessa Becky Lynch. E partiamo con Shayna Baszler contro Alexa Bliss. Eccoci qua, si parte il primo di due match femminili one on one che garantiranno alle vincitrici dei due incontri l'opportunità di affrontarsi settimana prossima a Fastlane per decidere chi andrà a WrestleMania contro Becky Lynch per il titolo di SmackDown. E quindi partiamo con il primo di questi due incontri femminili, Shayna Baszler contro Alexa Bliss, due atlete davvero super. Shayna Baszler, che è tornata da poche settimane dopo un brutto infortunio,
che l'aveva costretta a stare lontana dal ring per un bel po' di tempo. Dall'altra Alexa Bliss, che è veramente tra quelle più in forma in assoluto nel roster di SmackDown. Intanto Irish Whip con un arm drag successivo di Shayna Baszler, che continua a colpire Alexa, che adesso però la evita con una capriola, poi la afferra per i capelli, la porta sulle corde, poi dopo ancora Alexa, rocket launcher, e Shayna Baszler sbatte sulla prima corda. Ancora Alexa, forearm, Shayna Baszler però non cade al tappeto, anzi reagisce con un sidewalk slam e prova il pin. Uno, niente, Alexa si rialza. Ancora Shayna Baszler che continua a infierire, Alexa la evita, ma Shayna prosegue con questi attacchi, ma Alexa reagisce, ma solo per un attimo, perché Shayna Baszler continua con questi colpi veramente allucinanti. Alexa però prova a reagire per un attimo, ma si ritrova a subire questa reverse DDT di Shayna Baszler, che adesso continua a colpirla duramente. Shayna Baszler la sta bullizzando, guardate, stomp sul gomito, ancora prova nello schienamento a Shayna Baszler. Uno, niente, Alexa si rialza. Ancora la Baszler colpisce duramente in faccia Alexa, che veramente fa una fatica disumana a reagire. Adesso però ci prova, ginocchiata sullo stomaco di Shayna Baszler, e poi si getta in tuffo su di lei, poi la rimette in piedi, la ferra, ginocchiata in faccia della Bliss, che adesso mette le dita negli occhi su Shayna, poi la ferra per i capelli, la porta verso le corde. Poi dopo cosa vuole fare? Rocket launcher, davvero interessante, la mossa lancia razzi, e fa sbattere sulle corde Shayna Baszler. Schienamento di Alexa, uno, e Shayna Baszler si rialza al conto di uno. Ancora Alexa, la rimette in piedi, Shayna Baszler però se la scrolla di dosso e mi sa che è già pronta a chiudere. Ecco qua i due gut-wrench suplex di Shayna Baszler, che prova a chiudere l'incontro. Uno, due, uno, kick out di Alexa. La Baszler allora vuole infierire ancora, stomp sul gomito di Alexa. Ancora Shayna la prende, la manda all'angolo, rincorsa della Baszler, ginocchiata in faccia, e poi arm drag di Alexa, che reagisce, non ci credo, schienamento, ma Shayna si rialza addirittura al conto di zero. Alexa si lamenta con l'arbitro, ma non c'è molto da fare. Intanto ancora la Bliss prende per i capelli Shayna, la porta fuori dal ring. Adesso Alexa la rimette in piedi, poi cambia idea, la riporta sul ring, la insegue, prova a colpirla, Shayna non ci sta e colpisce Alexa, che però esegue una Irish Whip con arm drag. Mamma mia, Shayna Baszler è lì all'angolo in difficoltà, Alexa ne approfitta, la stompizza e poi presa con la scarpa sulla gola di Shayna Baszler, e prova lo schienamento, vuole chiudere Alexa. Potrebbe essere finito il match. Uno, no, ancora Shayna Baszler dice di no, e qui Alexa vuole provare la sua manovra risolutiva dal paletto, vuole chiudere l'incontro. Attenzione, Alexa si lancia, no, non ha usato la manovra finale, ha usato un elbow smash. Ora sta per arrivare però la Twisted Bliss, attenzione, prova a colpire Shayna Baszler, che però colpisce in faccia Alexa, e ancora i gut-wrench suplex terrificanti della Baszler, continua a maciullare Alexa, ancora, mamma mia, i gut-wrench suplex davvero imponenti, e poi Alexa reagisce, attenzione, no, solo per un attimo, perché la Baszler la colpisce, guardate, la colpisce in faccia. No, Alexa contrattacca, prova un body slam,
No, Shayna Baszler la spinge via. Poi la scalaventa all'angolo con tutte le sue forze. E poi un forearm. Mamma mia, che match. Alexa adesso è lì, accasciata all'angolo. Mamma mia, rincorsa di Shayna Baszler che la colpisce con una ginocchiata. Poi dopo è pronta a sottometterla con la sua manovra risolutiva. E qui Alexa fa davvero fatica a uscire fuori dalla sottomissione. Continua Shayna Baszler con la sua presa. Alexa si muove come un'anguilla. Shayna Baszler aumenta la pressione. E non c'è più niente da fare, Alexa cede. E quindi Shayna Baszler si accomoda per Fastlane, dove attende la vincente del prossimo match. Ecco qua, Shayna Baszler può esultare. Scusate. Grande vittoria per lei. E adesso può attendere comodamente la sua rivale a Fastlane. Match grandioso con il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. Chi affronterà settimana prossima Fastlane Shayna Baszler? Lo scopriamo proprio tra poco. Sasha Banks contro Shotzi Blackheart. Eccoci qua, sono pronto per partire. Sasha Banks contro Shotzi Blackheart. Chi vince affronterà settimana prossima Fastlane Shayna Baszler, per decidere chi andrà poi a WrestleMania contro The Man Becky Lynch per il titolo femminile di SmackDown. Intanto Sasha parte subito fortissima contro Shotzi, che però non ci sta e contrattacca. Colpisce la boss con questa close line in rincorsa e prova lo schienamento. Uno. E niente, Sasha riesce a rialzarsi. Ancora Shotzi la colpisce duramente alla testa, poi la mette seduta, la solleva e poi la scaraventa al tappeto. Ancora Shotzi continua a infierire. No, Sasha contrattacca, la colpisce con una gomitata, poi drop kick. Ora Sasha vuole salire sulla terza corda. Cosa vuole fare? Oh mio Dio! Un frog splash devastante. Shotzi si tocca lo stomaco, poi si rialza, evita Sasha. La colpisce con un forearm e poi Irish Whip, gomitata. E Shotzi può provare ancora lo schienamento. Uno. Niente. Sasha ancora esegue il kick out. Shotzi adesso la ricolpisce in faccia. Sasha per ora la ferma, la spinge via e poi prova un roll up per beffarla. No, rope break. Sasha sulla sua seconda corda è pronta a lanciarsi. Mamma mia, mamma mia, che tuffo. E ora Sasha dalla terza corda potrebbe provare a chiudere. Elbow drop, schienamento. Uno, due, no, solo uno. Shotzi Blackheart esegue il kick out solo al conto di uno. Allora Sasha infierisce, calcio sulla schiena di Shotzi. Ancora Sasha, ancora calcio sulla schiena di Shotzi. Poi la rimette in piedi. Shotzi però se la scrolla di dosso. Big boot. Ancora l'ex campionessa. Rimette in piedi Sasha, che però contrattacca. Colpisce brutalmente Shotzi. Passa di forearm, poi Shotzi la stoppa. E guardate come colpisce Sasha con dei calci ripetuti sulle gambe. Ancora Shotzi, piedata su Sasha. Poi la rimette in piedi, però colpirà con un calcio. Ma Sasha non ci sta. Ginocchiata in faccia, close line. E Shotzi finisce fuori dal ring. Adesso Shotzi torna sul ring, ma Sasha prosegue con i suoi attacchi. Snap suplex, schienamento. Uno, niente.
Allora Sasha deve insistere. Colpisce Shotzi. Poi dopo Shotzi mette all'angolo Sasha. La colpisce con una chop. Contro chop di Sasha, che poi dopo esegue questa neckbreaker. Da paura. Schienamento. 1-2. Finita. No, 3. Cioè non 3, scusa, 2. Shotzi si rialza al conto di 2. Sasha di nuovo dalla terza corda. Elbow drop, vuole insistere. 1-2. No, ancora Shotzi Blackheart si rialza. Sasha esasperata e quindi vuole proseguire questi attacchi. No, Shotzi la ferma. E poi, mamma mia, che manovra ha tirato fuori Shotzi. Che scatenata, cerca il supporto del pubblico che è tutto dalla sua parte. Attende che Sasha si rimetta in piedi. Poi la colpisce. Adesso Shotzi la appende sulla seconda corda. Poi Sasha non ci sta. Shotzi però non ci sta altrettanto. E manda Sasha all'angolo. Gomitata pro di Sasha. Che se colpisce Shotzi. Non ci credo. Bank statement. No. Shotzi si salva. Mettendo uno dei piedi sotto la prima corda. Quindi rope break. Adesso c'è un body slam di Sasha che prova lo schienamento. 1-2-3. No! No! Shotzi si è rialzata. L'arbitro ci stava coprendo la visuale. Shotzi si è rialzata all'ultimo. Incredibile. Incredibile. Sasha allora continua a menarla. La prende, la manda sulle corde. Shotzi però la evita. Sasha però in seconda battuta la butta fuori dal ring con una clothesline. E dall'apron si getta con una senton. Da paura. Ancora Sasha. Manda sulla rampa Shotzi. Poi rincorsa di Sasha. Elbow drop ma va vuoto. Shotzi la colpisce ripetutamente. Sasha contrattacca con un calcio sullo stomaco. Irish whip sulla barricata di Shotzi. Adesso Sasha è lì in balia di Shotzi, che la prende. La riporta. No, non la riporta sul ring. Sasha cade prima nella zona del bordo ring. Intanto l'arbitro è arrivato a 6. Shotzi prova a colpire Sasha, che non ci sta. Ginocchiata in faccia su Shotzi. Sasha adesso torna sul ring. Shotzi Blackheart la raggiunge. Sasha esegue un roll up. La sorpresa. 1-2. No, Shotzi ancora si rialza, incredibile. Allora Sasha prova a colpirla con questi forearm. Shotzi non riesce più a reagire. Sasha, guardate, la osserva. Ma poi continua questi attacchi. Shotzi è lì, è in difficoltà, ma poi reagisce. E Sling Blade su Sasha Banks. Ancora Shotzi. Attenzione, Swimming Neckbreaker. La boss è in difficoltà, infatti. Se la svigna fuori dal ring. Shotzi però la insegue. Le va incontro. Sling Blade ancora. Sasha però dice no, si rialza. Shotzi però con una manovra funambolica. La evita e dopo esegue uno sgambetto. Enziguri kick di Shotzi. Ancora Shotzi, rimette in piedi Sasha. Prova una presa, ma stavolta è Sasha a farla finire fascia in terra con questo sgambetto. Ancora Sasha. Scaraventa Shotzi sulla barricata del pubblico e poi torna sul ring. Shotzi adesso la raggiunge. Ma Sasha la bracca. E c'è la bank statement. E qui mi sa che Shotzi non riuscirà a liberarsi dalla manovra finale di Sasha Banks, che continua ad infierire. Shotzi prova a dimenarsi come un'anguilla, ma Sasha aumenta pesantemente la pressione. Shotzi non ce la fa, mi sa, e non ce la fa. Continua a cercare di liberarsi e sì, ci riesce! Ci riesce! Roll up! 1! Sasha si rialza. Shotzi la rimette in piedi, è pronta a chiudere. Ci prova! No! Sasha contrattacca e la mette a terra. E quindi qua mi sa che siamo arrivati al momento dei saluti, perché Sasha Banks proverà a chiudere il match. Di nuovo no! Shotzi non ci sta! Shotzi non ci sta! Mamma mia! Scaraventa al tappeto Sasha! È finita! 1-2! No! No! No!
Sasha, si rimette in piedi, Shotzi la rialza, prova a colpirla con la sua manovra finale. Attenzione, Shotzi la trascina al centro del ring, è pronta a schienarla. No, Sasha si rialza, clothesline, ancora clothesline e poi dopo dropkick. Non ci credo, Sasha Banks, quando tutto sembrava perduto, dopo aver subito la finisher di Shotzi, si è rialzata come se nulla fosse e la colpisce con questa neck breaker. E adesso Sasha non deve fare altro che provare a chiudere. Eh sì, e ci riprova, bank statement, bank statement. La vittoria potrebbe essere in cassaforte in questo momento. Shotzi però ancora come un'anguilla prova a muoversi, ma Sasha la costringe alla resa. Shotzi cede, quindi settimana prossima Fastlane, Shayna Baszler contro Sasha Banks. Chi vince accederà a WrestleMania per poter sfidare Becky Lynch per il titolo femminile di SmackDown. Your winner, Sasha Banks. I don't believe what we just witnessed. That is just a huge win for Sasha Banks. Now the boss got to be feeling good after that one. Folks, we just saw one of the most exciting matches. Il mio sembra questo match secondo il gioco. 5 stelle su 5, so siamo arrivati al nostro main event. John Cena che finalmente settimana prossima potrà davvero affrontare i Sifri per il titolo WWE a Fastlane. Sarà impegnato proprio ora nel nostro main event super contro l'ex campione WWE, ovvero il mostro che cammina tra gli uomini, Braun Strowman. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, weighing in at 385 pounds, Braun Strowman! I would do anything not to get stuck inside the ring with Braun Strowman. Byron, I would pay all of my bank account to watch you get these hands. Quite, quite. I want to hear you. Yeah, you start to feel like there's nothing Braun Strowman can't do. Well, there is one thing we know for a fact Braun Strowman can't do, and that is be stopped. The monster among men is unbelievable. One of the biggest hearts in the history of WWE, John Cena. And his opponent from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, John Cena! No one in the history of WWE has done for this company what John Cena has, not only inside the ring, but outside the ring. The people are on their feet and cheering for the arrival of one of the most inspirational heroes WWE has ever seen. And John Cena is without a doubt one of the most beloved superstars of all time. He's got the whole universe at his back.
È tutto pronto, si può partire con il nostro super main event. E John Cena parte subito all'assalto di Braun Strowman, che però evita l'impatto. Prende John, sidewalk slam, terrificante al tappeto. Cena parte un po' maluccio in questo match, ma ovviamente speriamo che saprà rifarsi ben presto. Eccolo qua infatti. Ma Braun ancora lo bracca e poi lo scaraventa al tappeto. Mamma mia, che violenza inaudita di Braun Strowman. John Cena fa davvero difficoltà. Si vede il divario atletico tra i due. Braun Strowman è molto più alto e molto più grosso. E guardatelo come continua a pestare violentemente John. Adesso Braun lo riprende e c'è un Gavrench suplex in arrivo. Mamma mia. Ancora Braun, rimette in piedi John, continua a colpirlo duramente. Ancora Braun vuole appendere sulle corde John, guardatelo. Ancora il mostro che cammina tra gli uomini, prende John per il collo, lo solleva e poi lo spinge giù al tappeto. Adesso John però non ci sta, reagisce e colpisce Braun, lo colpisce ripetutamente. Poi dopo si lancia dalle corde, prova una clothesline, ma Braun non cade al tappeto, anzi afferra John per la testa, lo porta verso le corde e poi dopo lo colpisce ripetutamente alla schiena. Cena cade come una pera cotta al tappeto e Braun ne approfitta, lo stompizza allo stomaco. Ancora Gavrench suplex. Cena è in netta difficoltà. Guardate Braun come continua a infierire. Adesso John cerca di opporsi, colpisce Braun e poi finalmente lo tira giù e lo riempie di pugni in faccia. Cena scatenato adesso. Finalmente John sta riuscendo a reagire. Un pugno in testa su Braun e prova subito lo schienamento Cena. Vediamo, niente, conto di zero. Conto di zero, tutto ciò che ha fatto fino ad ora non è servito a niente. Braun si è rialzato come nulla. John allora prosegue con questi pugni, ma Braun non sente nulla. E adesso John esegue un sunset flip. Vediamo lo schienamento. 1, 2. Stavolta è andata un po' meglio. Braun adesso si rifugia all'angolo. Cena prende la rincorsa. Braun però lo evita e poi prova a sottometterlo. Prova a sottometterlo con questa manovra micidiale. Ma John riesce ancora una volta a reagire. Colpisce Braun ripetutamente e poi prova una spallata in rincorsa. Braun però lo evita. E adesso è arrivato il momento dei saluti. Running Power Slam. È finita per John. No, uno dei piedi di Cena era sotto la prima corda. Ed è scattato il rope break. Non ci credo. E ora Cena colpisce con una spallata in rincorsa a Braun Strowman. E ora Cena si scatena. Lo rimette in piedi. Attenzione, rincorsa dalle corde, spallata. Ancora rincorsa dalle corde, spallata. E poi dopo siamo arrivati al momento della protobomb. E qua Cena potrebbe provare a chiudere. E si carica. E si carica. You can see me, rincorsa dalle corde. Five knuckle shuffle. E qua è finita, mi sa, per Strowman. E Cena lo attende al varco. Lo attende al varco. Lo attende al varco. Braun è finito. Double A. Titoli di coda, schienamento, è finita. 1, 2. No, no, Braun Strowman ancora si rialza. Non ci credo, non ci credo. Cena prova a colpirlo, ma poi reagisce Braun. Close line, poi evita John. Back body drop. Ancora Braun. Spine buster. Mamma mia, ancora Braun. Prende Cena. Lo manda direttamente fuori dal ring. Che match. Adesso Braun lo insegue fuori dal ring. Poi lo rimette in piedi, lo colpisce duramente. E adesso è pronto per questo vertical suplex fuori dal ring. Mamma mia, che dolore per la schiena di John, che continua ad essere maciullato. Ora però reagisce.
Colpisce Brown, che però prova a opporsi, ma John lo scalcia via e lo abbatte con una spallata in rincorsa. Poi John torna sul ring e disperatamente sale sulla terza corda, si vuole lanciare all'esterno. Oh mio Dio, splash di John Cena fuori dal ring. Oh mio Dio, non ci credo. Volo spettacolare di John, che adesso scaraventa Brown sul palo esterno. Ancora Cena. Prende Brown, lo scaraventa sulla barricata del pubblico e poi lo colpisce ripetutamente. Adesso John prova a tornare sul ring. Vediamo se l'arbitro arriverà al conto di 10. Cena non perde tempo però, non vuole aspettare, non ha voglia. Vede che Brown si sta rialzando e quindi lo insegue per poi prenderlo e rischia di avventarlo sul palo esterno del ring. Cena scatenato. Prende Brown, che però reagisce. Lui adesso a riportare John sul quadrato. Brown lo raggiunge sul ring. Cena viene scaraventato sulla seconda corda e poi Brown continua a insistere. Ginocchiata e qui è finita, mi sa. E qua è finita, no! Cena non si fa braccare da Brown! Ed esegue una Hurricane Rana spettacolare. Adesso John sta di nuovo sulla terza corda. Vuole tuffarsi. Si lancia! Elbow drop! Schienamento! Uno! Due! No! Brown ancora! Alza una spalla! E quindi John deve proseguire questi attacchi, ma Brown gli fia una chop. Poi lo prende. Lo poggia sulla seconda corda. Ma poi John non ci sta. Prende Brown. DDT. DDT schienamento. Uno. Due. No. Ancora Brown. Continua a rialzarsi. Mamma mia. E qua John vuole riprovare ancora il Five Knuckle Shuffle. Vediamo un pochino. Ecco qua. La riesegue John. La riesegue. E qua mi sa che per Brown è la fine. John è pronta a sollevarlo. Double A nuovamente. Stavolta dovrebbe essere finita. Uno, due e tre. John Cena con sofferenza riesce a vincere. Ecco qua John che esulta, che vittoria. Attenzione però, arriva a guastargli le feste Easy Free, il campione WWE, lo sfidante di John di Fastlane. Gli rovina la festa Easy Free, che continua a colpirlo. Lo colpisce ripetutamente. Ancora il pupillo dell'industria. Prende John, che però stavolta non ci sta. Scaraventa via il campione e poi lo colpisce con una clothesline. Ancora John, piedata in faccia su Easy Free. Ancora Cena, lo rimette in piedi. Poi dopo Easy Free contrattacca, prende John, lo mette seduto. Poi dopo lo rimette in piedi, prova a colpirlo, lo afferra per un braccio. No, John contrattacca, prova una spallata in rincorsa, ma ancora Easy Free lo evita, lo prende, lo rimette in piedi. E poi adesso lo colpisce con un calcio sulla schiena. Ancora Easy Free su John, continua a infierire il campione. Ginocchiata in faccia. Ancora Easy Free, prende John di nuovo. Seconda ginocchiata in faccia. Qui John non riesce più a reagire, mi sa. E invece sì, evita un eseguire kick di Easy Free e poi con una close line lo colpisce. E Easy Free è finito fuori dal ring. E i due si scrutano faccia a faccia. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Settimana prossima i due collideranno a Fastlane per il titolo WWE. Match straordinario secondo il gioco 4 stelle su 5. La puntata giunge al termine. Grazie a tutti per aver partecipato. Settimana prossima a SmackDown avremo
tra i vari match, la rivincita per i titoli di coppia tra il Team Rated RKO e i nuovi campioni di coppia, ovvero gli Illuminati. Ma prima ancora del prossimo episodio di SmackDown, in ordine c'è Raw, quindi vi do appuntamento per lunedì, ore 15, con l'ultimo episodio di Raw prima di Fastlane. Ci sarà The Fiend Bray Wyatt in azione in un match pazzesco. Ciao!